questo video vi sembrerà lo stesso, ma facciamo una gara di traversini. 5 tiri ciascuno e chi pecca più falli e più traverse vince. Via! L'ho già peccato! Un tiro! Un traversino! Bravo! Secondo tiro! Ora le andremo a prendere! Sembra un vecchio di 80 anni! Secondo tiro! No, terzo! Nel secondo non ha beccato niente! Terzo tiro! Peccato! Niente! Sì, un pelo di maiale! Anche se non ce l'ho! Quarto tiro! Gol! Ha preso solo un traversino! Ultimo tiro! Si allaccia le scarpe! Con espressione facciale non adeguata ai bambini minori di 8 anni! Ultimo tiro! Si concentra! Non la becca! La traversa! Il grande tiro di Roberto! Traversa! Peccato che io sbaglio a tirare! Secondo tiro di Roberto, vedremo cosa tenterà di fare. Si posiziona la palla! Cerca l'incrocio ma non lo trova! Roberto recupera la palla. Ecco, si prepara il tiro. Gol, ma non riesce a beccare la traversa. E adesso eseguirà il quarto tiro. Quarto tiro, batte la palla. Il tiro. Il gol. Ma non becca la traversa. Ultimo tiro, se no si andrà in parità e si faranno altri 5 tiri per vedere chi vince. 5-5. Attenzione, ultima possibilità di Roberto per vincere. Il tiro è fuori, un pelino la traversa. Cambiato, no? Perché prima volevamo fare 5 tiri, ma essendo troppo lungo poi il video, facciamo solo 3 tiri a ciascuno. Accendete del capo. Incominciamo. Vediamo che... Esce! Da santa palla! Velocemente Daniele lo va a prendere, giusto? E la chiamo. Ecco, tira. Schifo di tiro. Però grazie lo stesso. Secondo tiro.
Secondo tiro, ultimo tiro! A disposizione! Se si arriva anche questo video in parità, facciamo due rigori a ciascuno e dobbiamo prendere il palo! Terzo tiro! Non lo prende! Avrò la possibilità di vincere? Lo scopriremo subito! E adesso è l'ora di Roberto Ciaramella! Il tiro finisce in rete, ma non becca la traversa o il palo. C'è altri due tiri a disposizione prima di fare due tiri per vedere chi vincerà in caso di parità. Roberto Ciaramella, il tiro sfiora il palo. Ora il palo. Ultimo tiro, Roberto ha un'ultima possibilità di vincere questa gara di travertino. Roberto si prepara al tiro. Si accorcia, prende la rincorsa. Niente. Secondo tiro! È la sua ultima occasione! Fuori! Ora è il momento di Roberto! Ha due possibilità per riuscire a conquistare questa gara di traversino! Ecco che si fa il primo tiro! Becca la traversa e vince! Incredibile! Vuole fare anche il secondo! Diteci se questa gara vi è piaciuta, perché io avevo fatto un video, voglio essere onesto. Io avevo preso traversa, però poi è arrivato il bingo e lui non si può parlare. Non si può parlare. Quindi mettete un po' di... Stop! Stop!